Gli effetti del contenimento ancora non sono visibili in maniera consistente perché in Italia noi abbiamo avuto diverse aree dove l'infezione è arrivata e poi si è sviluppata. La prima è quella di Codogno e un po' meno Avvone e Veneto, dove è stata meglio contenuta anche verosimilmente per una minore circolazione di persone in quella zona. Adesso noi siamo nella fase ascendente della curva epidemica, abbiamo un tasso di crescita giornaliero che si è attestato intorno al 23-25% al giorno, quindi dobbiamo aspettarsi nei prossimi giorni che il numero dei casi nuovi aumenterà tra il 20 e il 25%. L'efficacia delle misure di contenimento realizzate nelle regioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, o quelle che fanno parte del decreto, dei due primi decreti, si vedranno più o meno entro 14 giorni. Già si vede che la curva dei nuovi contagi nell'area della Lombardia sta cominciando ad appiattirsi. Il problema è reale che invece incrementa quella che noi stiamo analizzando nel cluster delle altre regioni, cioè tutto quello che non è Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto fa parte, diciamo, di un contenitore separato rispetto al contenimento dell'infezione, per il quale anche il nuovo DPCM non prevede delle misure draconiane e dove è realistico immaginare che nelle prossime settimane, se la popolazione non seguirà adeguatamente tutte quelle che sono le istruzioni sulle misure di distanziamento sociale, il numero di casi aumenterà più o meno con la stessa percentuale. Anche perché nel contenitore altre regioni, in questo momento il tasso di crescita giornaliero è intorno al 42-45%. 5%, quindi più alto dell'Italia intera. Cosa significa questo? Significa che sostanzialmente noi abbiamo immaginato, senza prendere alcuna lezione dalla Cina, di poter imporre dei confini, degli ostacoli regionali, provinciali, locali, mentre in realtà quello che bisognava fare sin dall'inizio era definire misure univoche per tutta Italia, draconiane come è successo nella provincia di Hubei, prendere pazienza un mese per rallentare in maniera adeguata la diffusione del virus. Questo Cioè misure inseguire, uguali per tutti, non misure uguali distinguere per tutti, zone questo inseguire rosse, gialle. il virus aspettando che cosa succede per poi mettere in atto delle misure, non è una strategia di documentata efficacia perché in Cina hanno lavorato in maniera completamente differente e noi in questo momento stiamo semplicemente inseguendo quelli che sono i numeri. Mettiamo in atto delle misure più rigorose quando cominciamo a vederle salire, mentre di fatto quella che è la traiettoria del virus la conosciamo bene perché prima di noi c'è passata la Cina. Però non c'è stato un atteggiamento unanime su una linea di questo tipo neanche da parte degli esperti di chiudere subito tutto o... Ma guardi, io conto i numeri, ma soprattutto noi alla Fondazione Gimbe seguiamo la traiettoria, perché guardare i numeri ogni giorno senza vedere come si evolvono, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali, sia nelle varie aree geografiche, sia rispetto alle varie categorie di gravità con cui le classifica la Protezione Civile, contagi asintomatici, ricoverati in ospedale, terapia intensiva. Contare i numeri serve relativamente a poco. Le azioni, le strategie di prevenzione e di contenimento del virus si possono fare seguendo in maniera tempestiva a 360 gradi quella che è la traiettoria del virus, che ripeto, abbiamo imparato dalla Cina. Sabato mattina l'editoriale di Lancet, che è una delle riviste più prestigiose d'Europa, poneva una domanda. In Europa si sta facendo troppo poco e troppo tardi e sottolinea che oggi abbiamo sufficienti evidenze per suggerire ai politici che devono essere più tempestivi e più rigorosi nel mettere in atto una serie di misure di contenimento. Il 30 gennaio è stata dichiarata l'emergenza nazionale, è stata istituita la task force, si è detto che tutto sarebbe stato guidato da una centrale unica di comando, però il problema reale è che comunque la sanità è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Oggi ci troviamo però in una situazione di emergenza nazionale, per la quale potrebbero esserci anche gli estremi per l'applicazione dell'articolo 120, ovvero sia lo Stato può intervenire in maniera sostitutiva sulle regioni nelle materie di legislazione concorrente. Perché il rischio in questo momento che determine, nonostante DPCM di natura nazionale, vengano poi interpretati ed applicati in modo diverso dalle varie regioni. Faccio un esempio molto, molto concreto. Ieri, dopo la pubblicazione del DPCM, diciamo, che ha chiuso le cosiddette aree rosse, arancione, che non DPCM entriamo sarebbe nel il merito, decreto del il Presidente del decreto del Consiglio, Presidente del che è la Consiglio dei Ministri, forma scelta per questo esattamente. intervento ed è una Immediata forma e urgente. immediata. Io ieri poi su Twitter ho scritto: adesso abbiamo il decreto del Regno delle Due Sicilie, perché paradossalmente cosa è successo? Che i governatori del centro-sud si sono detti: bene, se il decreto nazionale prevede una serie di misure, noi ci tuteliamo per conto nostro, quindi decidiamo che tutti quelli che vengono dal nord al sud li dobbiamo mettere in quarantena o comunque dobbiamo prendere una serie di contromisure. Allora mi chiedo,
Per quale motivo non si ragiona in termini concreti rispetto alla possibilità che in un'emergenza nazionale di questo tipo, che rischia di lasciare per strada numerosi morti, questo è bene dirlo perché le strutture sanitarie, soprattutto in Lombardia, sono ormai al limite del collasso. Noi ieri sera abbiamo fatto un'analisi differenziata del tasso di letalità. Quello fuori dalla Lombardia è del 2,8%, quello della Lombardia è 6,4%. Questo non significa che in Lombardia ci sono malati più gravi, ma significa che il servizio sanitario regionale non riesce più a reggere quello che è il carico di malati. Allora, in queste situazioni vogliamo ancora discutere di autonomie regionali nella gestione di un'emergenza che rischia di diventare un problema per il Paese, non solo di natura economica, perché quello lo è già e lo sarà nei prossimi mesi, se non per i prossimi anni, ma un'emergenza sanitaria che va contenuta a tutti i livelli. Ecco perché ci vuole una catena di comando unico, e una delle cose che noi abbiamo scritto è che forse ci sono gli estremi per applicare l'articolo 120 della Costituzione. Allora, professor Cartabellotta, le chiederei di spiegarlo il tema dei numeri differenti in Germania. Prima Alessandra Ghisleri ci diceva, e forse possiamo anche farlo vedere perché ci ha mandato via WhatsApp la tabella con questi numeri della Germania, quindi la Germania che è in ritardo rispetto all'Italia, in ritardo tra virgolette, di 10 giorni, ma che quindi praticamente lentamente gli altri paesi sono destinati a raggiungerci. È così? Funziona così? E qual è la ragione delle differenze così profonde? La ragione esatta delle differenze è impossibile da spiegare perché le modalità e le tempistiche con le quali un focolaio si sviluppa all'interno di uno Stato, di una regione, di un continente sono variabili e dipendono da vari fattori. Quello che però è bene che venga spiegato alla popolazione è come se noi vedessimo nei vari paesi, nelle varie regioni lo stesso film però in differita. Cioè significa che noi in Italia rispetto al resto dell'Europa l'abbiamo visto prima, nel nostro paese, in Lombardia, nel Veneto e in Emilia Romagna l'abbiamo vista prima delle altre regioni, ma è solo una questione di tempo perché noi guardiamo, è come avere lo stesso film su 4-5 reti diverse, non ovviamente con una distanza di un'ora o di due ore, ma con distanza di giorni e di settimane. Quindi quello che sostanzialmente sta succedendo è che il virus è arrivato nei vari paesi in tempi diversi, in funzione delle modalità di contagio, della presenza dei cosiddetti super infector, cioè quelli che possono contagiare 50, 60, 70 persone al giorno da soli perché hanno una carica virale enorme, a tutta una serie di fattori che oggi non conosciamo. La traiettoria del virus va studiata in questa maniera, ma il concetto generale, il virus è in Europa, è in Italia, non ci sono confini di continente, di stati, di regioni, le misure devono essere rigorose, univoche e devono durare un ragionevole lasso di tempo per ridurre al massimo il numero dei contagi. Ogni paese si è comportato in modo diverso. Ogni paese è comportato in modo diverso e quando si parla di catena di comando, ecco qua la domanda che viene da porsi è per quale motivo la Commissione europea non ha istituito sin da subito una task force europea per consentire a tutti i paesi di adottare una politica unica per contrastare il coronavirus. Cioè noi facciamo già fatica in Italia, figuriamoci in Europa con tutti gli stati che devono mettersi d'accordo. Cioè noi abbiamo semplicemente inseguito il virus e cominciato a prendere le contromisure nel momento in cui ci rendiamo conto che il virus si diffonde di più di quello che ci immaginavamo e soprattutto che crea più ricoverati in terapia intensiva, più morti di quelle che sono le statistiche generali, perché tutti questi fattori poi dipendono da variabili che sono legate da paese a paese. In Italia perché abbiamo avuto questa elevata gravità del problema? Perché il virus si è insinuato in maniera molto silenziosa e ha generato quella che tecnicamente gli esperti chiamano epidemia ospedaliera, cioè noi abbiamo avuto i primi casi in ospedale, sono stati contagiati un sacco di malati ospedalieri, defedati e quindi hanno avuto un peggioramento delle condizioni cliniche, sono andati in terapia intensiva e poi molti di questi sono deceduti, si sono contagiati tanti operatori sanitari, quindi sono successe una serie di dinamiche particolari in Italia, in particolare in Lombardia, mentre in Veneto c'è stata una maggiore isolamento del virus perché Voeuganeo, come è stato ribattezzato anche dai giornalisti, è più piccolo, era un centro dove non c'era una grande circolazione, non c'è stata un'epidemia ospedaliera e quindi le dinamiche di circolazione cambiano, ma la realtà è che il virus è ovunque. Se voi andate a guardare i numeri, 10 giorni fa in Piemonte, nelle Marche, c'era una manciata di casi, oggi ce ne stanno 400. E questo succederà anche negli altri paesi. Questo succederà anche negli altri paesi. Devo dare delle notizie. Questo vuol dire che, secondo lei,
le possibilità che il virus vada al sud sono elevate? Il virus c'è già al sud, è semplicemente differito di 14 giorni rispetto all'Italia. Noi ai studi, in Cina abbiamo fatto l'analisi delle dinamiche del contagio prendendo in considerazione Hubei, le province confinanti e tutto il resto della Cina. Le dinamiche sono esattamente le stesse in Italia. La zona del nord, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, possiamo far rivedere poi le la province confinanti, delle, la Liguria, il Piemonte, il Friuli, adesso le Marche, e poi c'è la terza zona che è quella del sud Italia. Ma le dinamiche sono esattamente le stesse, differite di 10-15 giorni. La cosa migliore è sempre partire dalle evidenze scientifiche, quelle di cui ci occupiamo noi oltre a seguire i dati. Due giorni fa noi abbiamo pubblicato questa versione italiana della report del Sunday Center for Disease Control di Atlanta, dove si valutano le prove di efficacia delle misure di distanziamento sociale. Non entro però nel merito dei contenuti del DPCM che impone determinate misure. Quello che la scienza dice è che quando arriva un virus nuovo che si diffonde molto velocemente, come il Covid-19, che ha questa grande capacità di scavalcare continenti, stati, regioni, l'unica possibilità è quella di contenerne la diffusione attraverso misure che si chiamano di distanziamento sociale, che includono la quarantena dei soggetti sospetti, l'isolamento dei soggetti infetti, le misure sulle scuole, le misure sui posti di lavoro, la quarantena e la tracciatura dei contatti. Poi con quali modalità i vari governi decidono di applicare queste misure possono cambiare da paese a paese. Quindi una cosa è la scienza, una cosa è la loro traduzione politica. Allora, quello che in questo momento si può fare è semplicemente rallentare il picco dell'epidemia, permettendo che i nuovi casi vengano spalmati in un arco temporale più lungo. Perché se l'arco temporale è più lungo, il sistema sanitario si può organizzare e si evita lo tsunami che è successo in Lombardia. Sì, ma c'è un paese che ci sta riuscendo e un altro no? C'è al una momento modalità c'è che funziona più la di Cina. Un'altra? Al momento solo c'è la riuscita Cina. È perché il paese in cui c'è stata questa grande esplosione dei casi, perché l'esempio Corea, che ha un andamento diciamo dei casi molto simile a quell'Italia, ha avuto una espressione epidemica completamente diversa. Cioè in Corea è successo un po' come in Veneto, hanno cominciato a identificare i primi casi che non avevano però una epidemia di tipo ospedaliero, hanno fatto tamponi a tappeto e hanno permesso di registrare un numero dei casi molto elevati, corrisponderebbero a quelli positivi qua non si vede nel report della Protezione Civile, vengono indicati come sono i soggetti in isolamento e li hanno messi in isolamento. Da noi questo non è stato possibile, Veneto a parte, perché l'epidemia è scoppiata in ambito ospedaliero. Per cui da paese a paese, in funzione delle modalità con cui si è diffuso il virus, queste misure di contenimento, queste misure di distanziamento sociale devono essere messe in atto con atti normativi con modalità differenti. Allora oggi che cosa si può fare? Bisogna fare in modo che nelle regioni dove ancora non c'è e anche quelle dove c'è, come giustamente ha detto il sindaco Gori, una esplosione dei casi, soltanto la collaborazione, il senso di responsabilità sociale dei giovani ma anche dei non giovani e tutte le misure dei posti di lavoro riducono i contatti tra le persone per fare in modo che il numero dei casi che si verificherà non si verificherà nell'arco di una settimana, ma si spalmerà nel tempo permettendo ai servizi sanitari regionali di organizzarsi. Non dimentichiamo che oggi lo tsunami sta mettendo in ginocchio una regione tra le più efficienti d'Italia come la Lombardia, le regioni del sud da oggi non sarebbero in grado di reggere quella concentrazione di casi in poco tempo. Per cui la collaborazione che chiede il Ministro, che chiede il Sindaco Gori e tutti gli amministratori che finalmente hanno capito le modalità di diffusione di questo virus è un atto dovuto da tutti i cittadini italiani. Per quello che riguarda il problema dei posti di lavoro, dove è possibile attuare il telelavoro, come giustamente diceva il professor Campi, si fa il telelavoro. Dove c'è l'industria manufatturiera e non si può chiudere, si mettono in atto all'interno delle fabbriche quelle misure di distanziamento sociale che sono raccomandate per chi deve vivere in società. Perché altrimenti non ne veniamo fuori. Chi ha criticato molto la chiusura delle scuole, che cosa ha dimenticato? Da un lato ha fatto leva dicendo che non era una misura basata sulle evidenze scientifiche perché si puntava sul fatto che i bambini contraggono poco questo virus. E questo è vero perché probabilmente il virus colpisce poco i bambini. Ma i bambini sono dei potenziali infector che noi al momento non conosciamo. Quindi rientrando a casa e magari stando con i nonni finiscono per essere dei veicoli per i soggetti, quelli soprattutto più anziani, che oggi rappresentano la popolazione più fragile. Quindi tutte le misure di distanziamento sociale alla fine hanno due obiettivi: proteggere i soggetti fragili e ridurre l'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale.
Sì, c'è poi una questione che riguarda i tagli che sono stati fatti alla sanità. Qualcuno dice si pagano oggi i tagli fatti nel passato. È vero questo? Ma guardi, noi dal 2013 abbiamo lanciato una campagna di interesse pubblico che si chiama proprio Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale, perché tutta una serie, diciamo, di misure messe in atto, prima per esigenze di finanza pubblica, poi per scelte politiche, i soldi c'erano ma sono stati, diciamo, allocati su altri obiettivi per ragioni politiche, il Servizio Sanitario Nazionale è stato indebolito di molto. In questi giorni ha imperversato anche sui social una polemica, perché le nostre analisi parlano di 37 miliardi in meno dal 2010 al 2019, che, attenzione, non sono tutti tagli, sono 25 di tagli dovuti a manovre finanziarie dal 2010 al 2015, e poi ci sono stati altri 5 anni, 2015-2019, dove è avvenuto il cosiddetto definanziamento programmato, ovvero sia si era stabilito di assegnare alla sanità X, poi è stato dato X meno 12 miliardi nell'arco di 4 anni. Prevalentemente sono stati definanziamenti su cui sono stati scaricati contributi alla finanza pubblica che erano dovuti alle regioni. Cioè il Servizio Sanitario Nazionale ha pagato per tutti, perché rappresenta quella quota di spesa pubblica che oggi è più facilmente aggredibile da tutti i governi. E la nostra valutazione non mette sotto accusa il governo di uno piuttosto che di un'altra forza politica, perché le manovre del 2010 cominciano con il governo Berlusconi, poi ci sono le manovre legate alla spending review del governo tecnico, poi è arrivata la legislatura con i tre governi Letta, Renzi, Gentiloni, cioè è stato un trend che ha portato l'Italia a spendere il 6-5% del PIL in sanità, e questo 6-5% del PIL oggi si colloca al primo posto tra i paesi poveri dell'Europa, quindi è inevitabile che non è possibile mantenere una sanità a un livello elevato spendendo così poco dal punto di vista delle risorse pubbliche nella sanità.